Buongiorno, bentornati alla Matta Caffè. Non so se lo sapete, ma è stato arrestato Matteo Messino Denaro. Non lo dico perché è stata ovviamente la notizia che da lunedì ha attraversato tutta la settimana. Io me ne sono tenuto rispettosamente alla larga nei primi giorni, perché come giusto che sia, sulla prima pagina c'erano già tantissimi altri pezzi, insomma la notizia aveva ovviamente un peso e un'importanza tale che è stata molto commentata, e mi sono poi riservato un caffè invece dedicato alla figlia che, se vi farà piacere, potete ascoltare proprio alla fine di questo Ammazza Caffè. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Ma cominciamo invece da una notizia lontanissima di quella di Messina Denaro, e cioè dalla telenovela di Winslow. La settimana scorsa è uscito il libro di Harry, io sull'onda appunto del libro sabato scorso ho raccontato sul giornale l'ennesimo filone polemico della vicenda, e cioè l'intervento di Kate, la cognata di Harry, che con una certa perfidia in una conferenza stampa dedicata a un tema legato a un ospedale se ne è uscita con una frase che tutti abbiamo letto come appunto chiaramente riferita ad Harry: le terapie mentali, psicologiche, appunto le talking therapy, le terapie basate sulla parola, non funzionano per tutti, non funzionano per certe persone. Tutti hanno letto naturalmente un riferimento ad Harry, tranne una lettrice, la signora Catherine Elsop, che mi dice: bisognava tradurre bene le parole, non prenderle fuori contesto. Ha detto: therapy doesn't work for everyone, la terapia non è efficace per tutti. Ma appunto è esattamente quello che ho detto io. Le parole hanno un peso, mi sorprende che lei si presti a giochi da tabloid. Io non capisco bene, signora, nel senso, mi sembra di avere tradotto correttamente. Lei forse mette in dubbio che ci sia un riferimento di Kate a Harry, ma insomma credo proprio che non sia stato casuale che l'abbia detto proprio in quell'occasione, no? Insomma, lei la fa più ingenua forse di quello che è. Patrizia Lanza dice: il tuo caffè si intitolava Cattivissima Kate. Ma che cattivissima, ha detto la verità. Kate è una donna che ha preso sul serio il suo ruolo e l'impegno che questo comporta. A me, per dire, invece ha stufato, dice Patrizia, la narrazione del povero principe secondogenito, l'orfanello di lusso, eppure la storia della principessa triste e cornuta, che sarebbe Diana. E mi sta simpatica pure Camilla, presente e silente. Tiè, no, il tiè l'ho aggiunto io, ma era nel tono del messaggio molto simpatico di Patrizia. Ma un'altra lettrice, Marcella, questo vi fa capire come è stato commentato questo caffè, perché l'argomento evidentemente appassiona molto. Marcella dice: ma vittimista de che, riferita ad Harry? Se sono vere le cose che racconta, si potrà sfogare, povero ragazzo? Scrivere e anche liberarsi di ciò che ha causato sofferenze e dolore è catartico. Possibile che se uno racconta dal suo punto di vista la sua vita si parli di vittimismo? Se a qualcuno mi annoia, non lo si consideri, mi scusi. Non so se ce l'aveva anche con me, perché io nel pezzo, se vado a memoria, ma credo di aver parlato di brontolio vittimista, quindi forse ce l'aveva pure con me. E vabbè, quindi sono riuscito a farmi criticare sia dai filo Kate che dai filo Harry, quindi vuol dire che era un pezzo riuscito, perché di solito quando non piace, quando tutti ti attaccano, vuol dire che andava bene. Altro pezzo della settimana, questo invece è un argomento diciamo un pochino più, insomma, drammatico e pregnante, è intitolato Siamo stati loro, e riguarda il delitto dell'avvocata Scialdone, il femminicidio dell'avvocato Scialdone. Non deve essere per nulla facile difendere l'autore di un omicidio, di solito si finisce sempre per tirare in ballo l'infermità mentale, e così ha fatto anche l'avvocato di Costantino Bonaiuti, l'uomo che ha ucciso Martina Scialdone all'uscita da un ristorante di Roma, alludendo alle difficoltà psicologiche del suo assistito. Se si fosse fermato lì, il legale sarebbe rimasto nel suo. Invece vi ha aggiunto una chiamata collettiva di correo: se tutti avessero fatto il loro lavoro, il loro compito di cittadini, questa ragazza sarebbe ancora viva. L'avvocato, taglia la tela, si chiama, mi perdonerà, ma una simile supercazzola può funzionare giusto nella patria del benaltrismo, dove si pensa che il modo migliore per ridurre le responsabilità di un individuo consista nell'allargarle al mondo intero. Ora, supponiamo pure che durante il litigio tra vittime e carnefice all'interno del ristorante qualcuno degli astanti non abbia avuto sufficiente presenza di spirito per cogliere il reale pericolo che la donna stava correndo, e reclutiamo sociologi e filosofi per indagare le ragioni del decadimento di valori come l'attenzione verso il prossimo, il coraggio o la solidarietà. Ma resta pur sempre il fatto che l'eventuale e al momento indimostrato lassismo delle ultime persone che hanno visto viva Martina Scialdone non ridimensiona di una virgola il ruolo e le colpe dell'assassino.
Certe scuse riportano a memoria gli anni dell'asilo, anche se ormai l'asilo è uno stato d'animo che dura tutta la vita. Commenti. Donato Di Toro, cognome mi piace già tantissimo, Di Toro, io sono Del Toro, quindi siamo parenti, praticamente rischia la galera chi non ha verificato l'integrità psicofisica, il ristoratore con il personale che non si sono adoperati per salvare la ragazza e i clienti che non sono intervenuti per evitare che accadesse. Beh, è un paradosso, ma insomma ho capito cosa vuole dire. Agata Magnano dice: povera Martina Scialdone, ammazzata per una seconda volta dalla sua stessa categoria, perché in effetti è un'osservazione giusta che integra il mio caffè, non l'ho messo nel pezzo, ma era un avvocato. Enrica Olivieri infine dice: questo avvocato ha persino dichiarato che il suo assistito intendeva sparare a se stesso, e il fatto che abbia involontariamente ucciso Martina è stata una sfortunata coincidenza. Ecco, una sfortunata coincidenza potrebbe essere venire urtati al bar e rovesciarsi il caffè sui vestiti prima di andare in ufficio. Insomma, bisogna dare valore alle parole che si pronunciano. Sono perfettamente d'accordo, Enrica. E ora vi leggo un altro caffè, che è quello che mi ha colpito di più, insomma, una storia che mi ha colpito tantissimo durante la settimana. Ve la racconto leggendo il caffè. Quando finalmente il fattorino ha suonato alla porta, l'ex assessore di centrodestra, Andrea Bassi, dice di averla spalancata con intenzioni bellicose. Aveva ordinato gli hamburger alle 7 ed erano già le 9:20. Ma il suo dispetto è evaporato appena visto quel rider stanco e intirizzito, a bordo di una vecchia bici a cui non funzionava neanche il fanale, profondersi in scuse per il ritardo. Aveva dovuto pedalare per molti chilometri nel freddo della sera veronese fino a Bussolengo. Bassi gli ha proposto di entrare a rifocillarsi, ma il rider ha dato un'occhiata al suo padrone, cioè all'algoritmo del telefono, ha inforcato la bici ed è ripartito verso un'altra consegna. Bassi quella notte non ha dormito bene. Ciò che aveva visto era la normalità quotidiana, eppure gli pesava sul cuore come una rivelazione. E così ha scritto su Facebook: ma questo povero Cristo, che cosa ha dovuto patire per portarmi a casa degli hamburger con le patatine? Ha cercato un'espressione per definire il suo stato d'animo di cliente beneficiato dal sistema delle consegne a domicilio e non ha faticato a trovarla: senso di colpa. D'ora in avanti, ha deciso, i panini andrà a prenderseli da solo, ma sa che nemmeno è questa è la soluzione. Tanto il prossimo passo delle multinazionali sarà di sostituire i rider con dei droni per i quali nessuno si commuoverà. Servirebbero diritti, cioè servirebbe la politica, quella che Bassi ha abbandonato pochi mesi fa, e forse non è un caso che si sia accorto della vita reale proprio dopo esserne uscito. Gianluca Bartellone dice: farei fare i rider per almeno un mese a tutti i politici. In realtà poi su questo tema c'è un grande dibattito, è un tema molto delicato. Emiliana scrive: il dramma che non sai se la scelta migliore è davvero non ordinare un domicilio, perché se c'è un ragazzo disposto a fare quel lavoro probabilmente non ha scelta. E Rosanna Schiraldi scrive: il problema non si risolve andando a procurarsi di persona il prodotto in pizzeria o in negozio, il problema si risolve pagando nel modo giusto i rider. E questo naturalmente è sacrosanto, ma noi sappiamo che questo proprio è il problema, no? Che non hanno difesa, non sono in nessun modo garantiti e protetti. E però c'è una certa letteratura alimentata anche da alcuni di loro, perché poi il rider di questa storia il giorno dopo è intervenuto dicendo: ma io non ho chiesto a nessuno compassione né niente, io sono ben felice di fare il lavoro che faccio. Ecco, certe volte poi c'è anche questa situazione, no? Perché magari c'è veramente il rider che arrotonda due sere alla settimana giusto così per avere quello che una volta si diceva con un francesismo, l'argent de poche, cioè la paghetta, il soldino per la serata, mentre invece poi c'hai il rider che magari ha 40 anni e non è riuscito a fare altro nella vita ed è ancora lì costretto, ogni tanto li incrociate anche voi, no? Per strada, in bicicletta, in monopattino, e non sono dei ragazzini molto spesso, no? Insomma, è un tema molto delicato che ha a che fare con il sottile, diciamo, confine che passa fra il senso del sacrificio, che è sicuramente meritevole di rispetto, e invece lo sfruttamento, che dovrebbe essere invece oggetto di attenzione e di critica costante. Mi sono poi riservato un caffè dedicato alla figlia di Matteo Messina Denaro, si intitola Lorenza. Non so Messina Denaro quanti politici e imprenditori controllasse, ma di sicuro non controllava sua figlia. Venuta al mondo quando il padre era già latitante, Lorenza crebbe in casa della madre di lui, che si chiamava come lei, e delle quattro zie, le sorelle del boss. Pare di vederla mentre si aggira bambina in quell'appartamento dalle serrande sempre abbassate,
con le foto del padre che la scrutano dalle mensole degli armadi. La mamma di Lorenza si poté concedere le uniche libertà di darle il suo cognome e immagino un esempio dissonante rispetto a quel bell'ambientino. Ma il resto lo fece la scuola, il frutto delle centinaia di eventi organizzati nei licei di Palermo in questi ultimi decenni lo si raccoglie adesso. Gli applausi ai carabinieri che avevano appena arrestato Messina Denaro provenivano in prevalenza da persone giovani ed è a scuola che Lorenza ha respirato la nuova narrazione dove i magistrati sono eroi e i banditi, appunto, banditi. Quando in classe l'insegnante nominava il padrino, ignorando che fosse suo padre, lei usciva in corridoio per la nausea, ma i temi contro la mafia li scriveva e come. Poi si è costruita una vita tutta sua, rifiutandosi sempre di incontrarlo. Quella frase ritrovata nel diario di lui, «Perché mia figlia è arrabbiata con me?», la dice lunga sulla scarsa consapevolezza che Messina Denaro ha di se stesso, ma la dice lunga anche sul carattere di Lorenza. «Fate finta che io non esista», ha chiesto la ragazza ai giornalisti. Giusto così, però Lorenza esiste, per fortuna. A sabato prossimo, grazie. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.